lunedì 17 giugno, buon inizio settimana da 1 mattina caffè. Noi andiamo direttamente a Genova, abbiamo in collegamento Claudio Paglieri. Buongiorno Paglieri. Buongiorno a voi. Allora, vogliamo parlare di un libro molto interessante, L'enigma di Leonardo. Insomma, Leonardo crea sempre problemi, ha creato tanti problemi alla nostra cultura, no? Raccontandoci quanti misteri. Nel suo libro, in effetti, si racconta addirittura di un inedito. Qual è la storia? Sì, la storia parte da un fatto accaduto veramente, cioè dal ritrovamento a Genova di un disegno che poi le perizie e gli esperti hanno attribuito a Leonardo da Vinci. Sarebbe addirittura un autoritratto del maestro con tanto di firma, quindi un pezzo davvero unico, eccezionale. E da questo spunto reale io poi sono partito per raccontare una storia totalmente inventata, diciamo, facendo un paragone facile un po' alla Dan Brown, nel senso che anche lui si è ispirato alla Gioconda piuttosto che all'Ultima Cena. Io ho cercato di dare visibilità a questo disegno poco conosciuto, ma davvero molto bello, importante. Però Paglieri, nel suo romanzo c'è una figura, l'anziano, che è una figura anche così struggente, no? Rispetto alla badante, che insomma ha un atteggiamento un po' aggressivo rispetto al nostro protagonista. Nel suo libro, oltre il tema di Leonardo e del mistero, c'è anche qualcosa di più squisitamente esistenziale? Assolutamente sì, cerco di non fare dei puri gialli, diciamo, soltanto in cui bisogna risolvere il caso. Certo, c'è quell'elemento che è poi quello che aiuta il lettore a restare sul libro, a voler arrivare in fondo, a scoprire la soluzione, però io ci tengo davvero a creare dei personaggi un po' a tutto tondo, come si dice, con una loro personalità, con le loro pulsioni, con le loro motivazioni. Quindi c'è questo anziano conte, c'è la badante polacca, c'è il commissario Luciani, naturalmente, che è il protagonista, e tutti, diciamo, gli altri che ruotano intorno a lui, i suoi colleghi, ognuno con i suoi problemi, con le sue giornate da affrontare, certo, in famiglia. Quindi ci sono tanti temi. Un libro che è un giallo, ma in realtà è un mondo molto affascinante. Noi ringraziamo Claudio Paglieri, L'enigma di Leonardo, ci fa piacere, come dire, segnalarlo ai nostri ascoltatori. Abbiamo Stefano Volpe, buongiorno. Buongiorno. Mental e vocal coach, allenatore della mente e della voce, ne avrei bisogno proprio io. Che cos'è? A chi ci rivolgiamo? Cos'è questa... Guardi, questa professione? Allora, le mie radici partono, io sono un attore, un regista, e sono partito, diciamo, poi a crearmi una nicchia nel campo della formazione prima, e nel campo, diciamo, della comunicazione ho creato questo mio metodo che ho brevettato, che nel vocal coaching, adesso come vocal coaching si intende più un servizio, diciamo, più che altro per i cantanti, ma in verità è per tutte le professioni, anzi se ha bisogno io sono già qui. Ci vediamo. E quindi per esempio la voce, oltre l'addizione, esattamente, la voce io intendo quando sostanzialmente appena nati noi ovviamente non parliamo e emettiamo dei suoni, quindi si parte da una, diciamo, rieducazione, anche se non è un termine esatto, da un reindirizzamento del nostro suono vocale prima che diventi parola, lettera, parola, argomentazione. Quindi sostanzialmente una revisione del proprio suono per esprimerci al meglio nel campo della comunicazione. E quindi per creare molto fascino. E la musica Pavarotti, per esempio. Che andiamo, mi confondono spesso per per una somiglianza. No, voglio dire, lì per esempio ci sarebbe questa fascinazione della voce, questa fascinazione. Assolutamente sì, anche per i cantanti. Io collaboro con dei cantanti, ovviamente. Loro sono, diciamo, assistiti dal loro maestro di canto, io intervengo prima, ecco, a livello del suono, cioè del pre-canto. Noi, mentre lei sta parlando, stiamo ascoltando anche un passaggio di Pavarotti indimenticabile. Bene, Stefano Volpe, la ringraziamo molto per la sua professione, per la sua presenza qui, mental e vocal coach. Mental è un'altra cosa, un allenatore della mente per arrivare al successo, diciamo,
utilizzando degli strumenti per arrivare a raggiungere degli obiettivi, ma è un'altra storia. Ne avremo bisogno tutti. Grazie e buona giornata. Monica Lapadula, eccoti qua, dovevo veramente salutarti fin dall'inizio, ma no, voglio farla adesso meglio. Ero catturata, avevo, come dire, ero concentrata su questa professione, no? Allora, noi continuiamo a parlare, Arnaldo, di sanità, perché vogliamo farlo con il Sanit Forum, pensate, un forum internazionale dedicato alla salute che si terrà proprio in Italia, a Roma, dal 18 al 21 giugno. Quello che state vedendo è il sito riferito all'evento, che prevede appunto una 4 giorni di convegni intensi sul tema della salute. Ad oggi circa 200.000 i visitatori. A te. Allora, uno spettro s'aggira per l'Italia, non è certamente questa bella signora, ma in realtà è un libro scritto da questa signora, ma l'autore è il nome è uno pseudonimo, per questo si aggira e non sappiamo bene chi sia. Roberta De Falco, pseudonimo di questa signora. Il romanzo si intitola Nessuno è innocente. Si parla di un mondo ancora qui, il giallo, il noir, abbiamo un commissario. Questa volta un commissario che ricorda quasi Tabucchi, il sostiene Pereira, perché lì c'era il problema del bere molta limonata con lo zucchero e qui del mangiare molto, è un po' grasso, ha problemi con la moglie, la figlia, eccetera, eccetera. Però questo libro racconta del tema dell'innocenza. Che cosa vuol dire nessuno innocente? No, è più è un titolo perché in fondo, intorno alla morte di questa vecchia signora, tantissime persone si aggirano, ognuno ha un movente, ha un qualcosa che non va per volerla morta. Ma più che il tema del nessuno innocente, questi sono dei gialli che ho voluto ambientare a Trieste, perché ce ne saranno altri due, perché Trieste è una città che evoca molto la storia con la S maiuscola. Comunque sono dei gialli in cui il passato ritorna nel presente per determinare e forse rovinare la vita delle persone, per cui l'innocenza è anche della storia, neanche la storia è innocente. Questo è interessante, sì. No? Mi pare che proprio questa assenza di innocenza non soltanto racconti la diffusività della colpa, ma anche la tragedia di noi esseri umani. Mi pare che ci sia in questo suo giallo, si è parlato molto di Agatha Christie. Sì, soprattutto io ho voluto fare dei gialli che non fossero solo truculenti, non fossero solo cinici, non fossero solo di persone che negative, perché molti nostri commissari o anche del mondo sono sempre alle prese con la pedofilia, con tutte le cose degradanti dell'essere umano. Io penso che noi abbiamo dentro di noi delle cose edificanti, anche se non piace a molte persone, e che noi stessi, con i nostri rapporti e con la capacità di cambiare e di cominciare sempre di nuovo, si possa avere un'altra visione. Per cui io ho scritto questi gialli per dei lettori che non vogliono essere solo scandalizzati o violentati dalla violenza, ma anche che accompagnati nella psicologia. Bene, quindi un racconto a suo modo morale. Io ringrazio Roberta De Falco. Nessuno è innocente. E a proposito di cose molto belle, parliamo di una cosa fantastica che sta avvenendo negli Stati Uniti. Buongiorno Renato Miracco, addetto culturale, ambasciata italiana a Washington, e abbiamo in collegamento internet il nostro ambasciatore Claudio Bisognero. Buongiorno anche a lei, ambasciatore. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, allora parliamo di una cosa veramente bella, che è questo anno della cultura italiana. Il 2013 la cultura italiana arriva lì, negli Stati Uniti, e noi mostriamo il massimo della eccellenza della nostra cultura. Ambasciatore Bisognero, allora, grande lavoro immagino per voi, no? Però grande soddisfazione. Obiettivi, anche gli appuntamenti più importanti, quali sono? Guardi, sicuramente grande lavoro, una grandissima soddisfazione, perché la risposta del pubblico americano è assolutamente eccezionale. Organizziamo quasi 200 eventi in tutti gli Stati Uniti, 50 città americane, 80 fra musei, università, sale di concerto. Noi vogliamo mostrare al grande pubblico americano certamente la grande tradizione artistica italiana del passato, ma anche l'Italia di oggi, l'Italia del futuro, e quindi ricerca, design, tecnologia. E qui c'è anche, come dire, una particolare vocazione al mondo degli giovani, insomma, dei giovani, degli studenti. È esattamente così, noi veramente abbiamo rivolto questa iniziativa, questa serie di eventi anche in particolare ai giovani, perché vogliamo dare questo grande messaggio sulla forza e sulla grande attualità della cultura e della tradizione italiana. Le iniziative sono tantissime, da Michelangelo alla National Gallery fino a Leonardo da Vinci, il Codice del Volo, nella musica la grande opera italiana, ma anche Riccardo Muti, Maurizio Collini e anche i grandi jazzisti italiani contemporanei.
ma ancora di nuovo l'Italia di oggi, l'Italia del futuro, quindi le nanotecnologie, la robotica nella chirurgia, lo spazio, la ricerca spaziale. Vorrei aggiungere una piccola annotazione: abbiamo organizzato che il logo dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti voli nello spazio, l'abbiamo affidato al maggior Parmitano, che è in questo momento nella stazione spaziale italiana, quindi il logo dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti sta volando in questo momento nello spazio. Bene, noi ringraziamo molto, non vogliamo trattenerla così presto al mattino. Cari auguri per il suo lavoro. Grazie. Claudio Bisognero, il nostro ambasciatore appunto italiano negli Stati Uniti. E Renato Miracco, dunque, ecco, tu sei qui, quindi possiamo parlare anche più facilmente in un certo senso. Dunque, i temi di questo anno dedicato all'Italia per nel 2013 Stati Uniti sono ricerca, scoperta e innovazione. Già l'ambasciatore ci ha dato e ci ha detto molte cose. Possiamo però raccontare anche altro attraverso queste tre parole? Guarda, innanzitutto voglio sottolineare che è un anno della cultura che viene condiviso tra tutti quanti i ministeri, quindi è una cosa di sistema paese, quindi lo condividiamo col Ministero dei Beni Culturali, col Ministero degli Esteri, ma col Ministero dello Sviluppo Economico, col Ministero del Turismo, proprio come diceva l'ambasciatore, per presentare una nuova tipo d'Italia. Infatti il sottotitolo della rassegna è Italy Inspire US, quindi come l'Italia che ispira gli Stati Uniti. E come stavi giustamente dicendo tu, è un problema proprio di eccellenze italiane, eccellenze che molte volte noi nemmeno conosciamo, eccellenze che vanno sottolineate, che vanno proposte agli americani. Quindi abbiamo per esempio una mostra dell'UNESCO, dei siti dell'UNESCO italiano. Abbiamo per esempio cercato anche di coinvolgere sicuramente un altro tipo di pubblico. Per esempio nelle metropolitane, negli autobus di Washington e di alcune città americane, abbiamo associato un'iniziativa di poeti e fotografi, giovani fotografi italiani. Quindi le persone americane vanno nella metropolitana e si trovano improvvisamente un po' spiazzate, trovando versi italiani, in italiano e in inglese, con le fotografie di giovani artisti italiani. Contemporaneamente queste fotografie poi verranno acquisite, ecco un altro aspetto dell'anno, verranno acquisite dalla Library of Congress. Quindi un anno che non è solo un anno, ma è anche un anno che si prolunga, quindi che è un germe che vuole dare delle legacy future. Un'altra cosa, per esempio, sono i percorsi italiani all'interno dei musei americani. Quante persone, per esempio, andando in America, si troveranno delle opere italiane? Molte volte opere che sono state totalmente dichiarate perse. Certo. O, scusami se ti interrompo ancora, no, i carabinieri, per esempio. Quanti italiani sanno che i carabinieri hanno una database sul ritrovamento delle opere? Faremo una mostra sul ritrovamento dopo i furti di opere dei carabinieri a New York, a Washington e in America. Insomma, una dovizia, una ricchezza di lavoro. Complimenti, Renato Miracco, a te e a tutto il gruppo. Tutto il gruppo veramente è un gruppo che devo ringraziare: Antonio Bartoli, Franco Impalà, Domiti Lagacci. Bene. Allora, verremo in America a vedere tutto questo. È una cosa che sicuramente lo spettatore vuol sapere, che quanto costa. È una cosa da dire, assolutamente, pochissimi soldi italiani, ma soldi di sponsor. Uso un avverbio, finalmente. Grazie Renato Miracco. Grazie. Monica, a te. Noi corriamo in qualche modo ad Osimo, splendida città della provincia di Ancona, per segnalarvi una mostra di respiro europeo sul barocco, curata da Vittorio Sgarbi. Si tratta dell'esposizione di più di 100 opere, ma non solo quadri, ma anche arazzi, e ne vediamo qualcuno. E il nome, il titolo della mostra è Da Rubens a Marotta. Quelli che state vedendo proprio in questo momento sono gli arazzi della scuola Rubens. A te. Grazie Monica. Bene, abbiamo anche questa mattina un'occasione molto affascinante, un libro bello, importante, commentato da due figure di grande rilievo della politica italiana. Io vi saluto con molto affetto, Eugenia Roccella, PDL, onorevole, e l'onorevole ovviamente Matteo Colaninno del PD. Buongiorno. Dunque, noi parliamo di un libro del Papa Emerito Benedetto XVI, curato da Sua Eccellenza il Monsignor Lorenzo Leuzzi, e racconta, mette insieme alcuni dei grandi discorsi che il nostro Papa Benedetto XVI ha fatto in questi anni. Io vorrei Londra, Praga, Berlino, Milano, ma vorrei veramente ruotare attorno al, se siete d'accordo, al discorso di Milano, anche perché in qualche misura avvicina proprio alla nostra identità. Allora, siamo nel 2013, ma nel 1513 esce Il Principe del Machiavelli. Voi siete politici e lui dice: dovete essere come leone e volpe, cattivissimi. Questo dice Machiavelli. Arriva il Papa che dice: la carità
politica, non la carità della politica, la carità politica. Partirei però da Eugenia Roccella. E, insomma, come politico, a lei questo libro, insomma, come parla? Perché potrebbe essere anche sorprendente, se non scandaloso, no? Che la politica possa essere detta, già lo diceva Paolo VI, un'eccellenza, no? Della cultura e della politica. Prego. Ma in quel discorso, tra l'altro, il Papa cita Sant'Ambrogio, che fu fatto vescovo di Milano a furor di popolo. E quindi cita anche il fatto che la politica debba essere anche un richiamo nei confronti dei cittadini, i politici devono essere amati anche dai cittadini. E inoltre fa una questione sottile sul fatto che il potere, nessun uomo può avere potere su un altro uomo, quindi l'amministrazione del potere deve essere un atto di giustizia sempre, di carità, perché carità poi in realtà vuol dire amore, e non di potere puro, perché il potere non deriva dagli uomini e non può essere esercitato in maniera, non può essere esercitato su un altro uomo in maniera come una sopraffazione, insomma, quindi delinea, diciamo, il quadro di un buon politico partendo da un santo, quindi una figura in cui è difficile anche, insomma, che è un obiettivo difficile da raggiungere. Onorevole Colaninno, Sant'Ambrogio è quello che in qualche modo edifica il concetto anche della Milano morale e quindi della responsabilità e della libertà. Ne parla in questo libro anche Benedetto XVI. Lei come politico, la libertà in quanto responsabilità? Ma anzitutto vorrei dire una cosa, cioè che Monsignor Leuzzi è il cappellano di noi parlamentari, è il nostro cappellano e ha fatto questo libro, ha curato questo libro con i testi del Papa Emerito Benedetto XVI, raccogliendo le testimonianze di tutti i parlamentari, quindi ha voluto, diciamo, includere in questo tipo di messaggio la pluralità del Parlamento italiano, prendendo i testi di un Papa che ha una finezza intellettuale straordinaria e che si rivolge alla pluralità delle persone, delle donne e degli uomini impegnati in politica. In un momento come questo, dove i cittadini, non solo italiani, europei, vivono un momento di grande disagio, di crisi, anche di rigetto della politica, e se vogliamo anche in cui il tempo ci sfugge, no? Non abbiamo più la percezione della riflessione, dei fatti importanti della vita che si devono tradurre poi negli atti dei parlamentari, tornare ai testi, alle fonti di un Papa, di un teologo, di un intellettuale così rilevante è, a mio giudizio, un'operazione politica molto molto interessante. Mi ha colpito il fatto anche di quando il Papa, che a Milano ha fatto questo straordinario intervento, ripreso in parte anche a Reichstag in Germania di fronte ai parlamentari della sua patria, dove richiama il bene comune, la giustizia, la libertà, cioè dove il politico alla fine è in grado di guardare ai popoli, al proprio popolo, ai propri concittadini, mirando al bene comune. Questo è il messaggio più forte che il Papa nel suo viaggio di fronte ai parlamentari, agli uomini e alle donne impegnate nelle istituzioni, lancia e ci lascia. E il ritorno alla sua fonte è in un momento come questo è importante. Domanda difficile, risposta veloce, così va il gioco della vita. Sì. Allora, la politica oggi può nutrirsi di tanta visionarietà o è condizionata dal terribile quotidiano che purtroppo porta a volte anche a un'antipolitica, no? A una sfiducia. Onorevole Roccella, prima lei. Io direi che questo è un libro, Monsignor Leuzzi ha fatto un'operazione anticasta, nel senso che facendo commentare a molti politici, in maniera trasversale fra l'altro, i discorsi di Papa Benedetto, ha anche mostrato, basta leggere, quanta passione, quanto impegno in realtà tanti politici mettono nel loro impegno quotidiano. E questo va contro un'altra politica. Onorevole Colaninno, mi scusi. Questo libro ha questo pregio e messaggio molto forte. È l'impegno dei cattolici nelle istituzioni, ma va oltre l'impegno dei cattolici nelle istituzioni. Proprio per quello che diceva lei,
è un messaggio in cui ritornare in un momento così difficile, di rigetto anche della politica, ai testi, alle parole, alle riflessioni, alle grandi riflessioni di un grande Papa che è Benedetto XVI. Molto da meditare, grazie Matteo Colaninno, grazie Eugenia Roccella. Grazie e abbiamo parlato della carità politica, ora il nostro caro Jupiter. Inizio settimana, i due segni favoriti sarà il segno del cancro, sicuramente con l'aiuto di Mercurio affronterete ogni cosa con grande intensità. E poi c'è il segno del toro, che sarete un po' più pignoli e sicuramente riuscirete a domare alcuni imprevisti. Per quanto riguarda Leone, vieni Arnaldo, sicuramente vivrai una giornata ricca di intense emozioni e di saggezza. Dunque una settimana veramente all'insegna della ricchezza e della positività. Il segno del giorno al volo, Thomas Mann è l'amore e non la ragione. Che è più forte della morte. Sei d'accordo? Thomas Mann, magari, dai. È meglio. Grazie. Allora, uno mattina estate.